che le grandi strutture tipicamente hanno una certa destinazione d'uso dove probabilmente l'utente è poco consapevole sugli aspetti che riguardano poi il consumo energetico. Qua invece la committenza ha dimostrato di avere un'ottima consapevolezza di quelli che sono anche gli effetti ambientali, gli effetti che riguardano anche la sostenibilità, però soprattutto anche del consumo energetico dell'edificio. Per ottenere un edificio che consumi alla fine poco, bisogna prima di tutto avere un buon involucro edilizio, cioè ridurre al minimo le perdite trasmissive dell'edificio. La seconda parte riguarda come io sono in grado di coprire il fabbisogno dell'edificio. In questo caso questo è stato raggiunto da un'ottima combinazione da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, anche il solare termico, lavorando anche sul recupero di calore della ventilazione meccanica controllata. E questo rispecchia anche il concetto NZEB, Nearly Zero Energy Building, che è un concetto introdotto dalla più recente direttiva europea che riguarda l'efficienza complessiva degli edifici. Praticamente si tratta di edifici che consumano pochissimo, quel poco che consumano devono cercarlo di coprire con energia da fonti rinnovabili. L'anno scorso abbiamo messo a ottobre 20 persone, l'età media era 25 anni. Siamo in ricerca e selezione 365 giorni all'anno. Mettiamo dentro circa una trentina di persone all'anno. È chiaro che questo ti dà gioia. È chiaro che ci sono messaggi positivi. Sto andando controcorrente? No, non sto andando controcorrente. Se ci vogliamo salvare, dobbiamo fare un esame di coscienza. Dobbiamo essere consapevoli. Se tu ti vuoi salvare, la prima cosa che devi fare è dire è colpa mia. E ammettere che tutto quello che succede è colpa tua. Io ci ho messo anni per capirlo, perché l'ho vissuto personalmente. A un certo momento, nel 2007-2008, non mi piaceva più l'azienda. Non mi piaceva più, non avevo più quell'entusiasmo a venire a lavorare. Ci ho messo 2 anni per capire di chi era la colpa. E ho scoperto che la colpa non è mai lontana. Se c'è qualcosa che non ti piace, vuol dire che sei tu che non ti piaci più. E quindi cosa vuol dire? Che devi cominciare tu a cambiare. E per cambiare cosa devi fare? Frequenta i grandi. Vai a scuola. Leggi un libro. Cambia frequentazioni, devi creare condizioni nuove, condizioni diverse. Il mondo è pieno di gente che fa le stesse cose. Non andiamo da nessuna parte, siamo tutti uguali. Pordenone perché? Perché io sono sempre stato a Pordenone. Dal 1979 che ho aziende a Pordenone. E quindi, pur abitando a Portogruaro, quindi è un territorio che amo particolarmente, perché ho sempre fatto, la maggior parte delle imprese le ho fatte qua.